Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 2, capitoli 22 e 23, 12 e 16 maggio 1899. Questa mattina il mio adorabile Gesù, come
continuando a farsi vedere afflitto, mi ha trasportata fuori da me stessa e mi faceva vedere le varie offese che riceveva, ed io l'ho incominciata a pregare di nuovo che versasse in me le sue amarezze. Gesù da principio non mi dava retta e solo mi ha detto: figlia mia, la carità allora è perfetta quando è fatta per il solo fine di piacermi. Ed allora è detta vera e viene riconosciuta da me quando è spogliata di tutto. Io, prendendo occasione dalle sue stesse parole, gli ho detto: Gesù, mio caro, è per questo appunto che voglio che tu versi in me le tue proprie amarezze, per poterti sollevare da tante pene. E se ti prego che risparmi pure le creature, perché ricordo bene che tu anche in altre occasioni, dopo che avesti castigate le creature nel vederle soffrire tanto la povertà che altra cosa, molto anche hai sofferto. Invece quando io mi sono stato accorto e ti ho pregato e importunato fino a stancarti, tanto che ti sei ben compiaciuto di versare in me risparmiando loro, dopo ne sei pure stato molto contento. Non me ne ricordate? E poi non sono tua immagine? Gesù, vedendosi convinto, mi ha detto: per te è necessario contentarti, avvicinati e bevi al mio costato. Così feci, mi avvicinai per bere al costato, ma invece di venire l'amarezza, succhiavo un sangue dolcissimo, che tutta mi inebriava di amore e di dolcezza, sicché ne ero contenta, ma non era questa la mia intenzione. Perciò a lui rivolta gli dissi: caro mio bene, che fai? Non è amaro quello che viene, ma dolce. De, ti prego, versa tu in me le tue proprie amarezze. E Gesù, guardandomi benignamente, mi disse: continua a bere, che appresso verrà l'amaro. Così, mettendomi di nuovo al costato, dopo che continuò a venire il dolce, venne anche l'amaro. Ma chi può dire l'intensità dell'amarezza? Dopo che mi saziai di bere, mi levai e, guardando la sua testa che teneva la corona di spine, la tolsi e la conficcai sulla mia testa. E Gesù pareva tutto condiscendente, mentre in altre volte non aveva ciò permesso. Quanto era bello vedere Gesù dopo che versò le sue amarezze. Pareva quasi disarmato, senza fortezza, ma tutto mansueto, come un umile agnellino tutto condiscendente. Io avvertivo che l'ora era tardissima, siccome il confessore era venuto questa mattina a chiamarmi all'ubbidienza, quindi non è che sapeva che dovevo essere chiamato di nuovo all'ubbidienza, che all'ubbidienza Gesù mi lascia libera. Perciò lui rivolta gli ho detto: Gesù dolcissimo, non permettere che io sia di disturbo alla famiglia di piacere al confessore col farlo venire di nuovo. Dè, ti prego, fammi tu stesso ritornare in me stessa. Gesù mi ha detto: figlia mia, io non ti voglio lasciare quest'oggi. Ed io: anch'io non ho cuore di lasciarti, ma un pochettino solo, quanto mi faccio vedere alla famiglia che sto in me stessa, e poi ritorneremo a stare insieme. Così, dopo un lungo contrasto, dandoci un addio a vicenda, mi ha lasciato un poco. Era appunto l'ora di pranzo e la famiglia allora veniva a chiamarmi. Ma che, sebbene mi sentivo in me stessa, mi sentivo tutta piena di sofferenza, la testa non mi reggeva, quell'amaro e quel dolce bevuto al costato di Gesù mi dava tanta sazietà e sofferenza insieme che mi riusciva impossibile poter prendere nessun'altra cosa. La parola data a Gesù mi faceva stare sulle spine. Così, sotto il pretesto che mi doleva la testa, ho detto alla famiglia: lasciatemi sola, che non voglio niente. Così sono stata lasciata libera di nuovo e subito ho incominciato a chiamare il dolce Gesù, e lui sempre benigno è ritornato. Ma chi può dire ciò che ho passato quest'oggi? Quante grazie Gesù ha fatto all'anima mia! Quante cose mi ha fatto capire, è impossibile poterlo esprimere a parole. Così, dopo un lungo stare, Gesù, per calmare le sue sofferenze, dalla sua bocca ha versato un latte dolce e poi verso sera mi ha lasciato col darmi la parola che subito sarebbe ritornato. E così mi sono trovato in me stessa di nuovo, ma un poco più libera di sofferenze. Gesù ha seguito per altri giorni a manifestarsi nello stesso modo di non volersi distaccare da me. Pareva che quel poco di sofferenze che aveva versato in me lo attirassero tanto che non sapeva stare senza di me. Questa mattina ha versato un altro poco di amarezza dalla sua bocca nella mia e mi ha detto: la croce dispone l'anima alla pazienza. La croce apre il cielo ed unisce insieme cielo e terra, cioè Dio e l'anima. La virtù della croce è potente quando entra in un'anima, e quando entra in un'anima ha la virtù di togliere la ruggine di tutte le cose terrene, non solo, ma dà la noia, il fastidio, il disprezzo delle cose della terra, ed invece poi le rende il sapore, il gradimento delle cose celesti.
ma da pochi viene riconosciuta la virtù della croce, perciò molti la disprezzano. Chi può dire quante cose ho compreso della croce mentre Gesù parlava? Il parlare di Gesù non è come il parlare nostro, che tanto si capisce per quanto si dice, ma una sola parola lascia una luce immensa, che ruminandola bene potrebbe fare stare occupato tutto il giorno in profondissima meditazione. Perciò, se io volessi dire tutto, andrei troppo per le lunghe, ed anche mi mancherebbe il tempo di farlo. Dopo poco Gesù è ritornato di nuovo, ma un poco più afflitto. Io subito ho domandato la ragione, e Gesù mi ha fatto vedere molte anime devote e mi ha detto: figlia mia, quello che guardo in un'anima è quando si spoglia della propria volontà. Allora la mia volontà l'investe, la divinizza e la fa tutta mia. Vedi un po' queste anime che si dicono devote fino a tanto che le cose vanno a loro modo. Poi, per una piccola cosa, se non sono lunghe le loro confessioni, se il confessore non le soddisfa, perdono la pace e certune giungono a non volerne fare più niente. Questo dice che non è la mia volontà che le predomina, ma la loro. Credi pure, figlia mia, che hanno sbagliato la strada, perché quando vedo che davvero vogliono amarmi, ho tanti modi di poter dare la mia grazia. Quanta pena faceva vedere Gesù soffrire da parte di questa sorta di gente. Ho cercato di compatirlo e così è finito. Sono molto belle queste due meditazioni. La prima ci fa comprendere il valore della, diciamo così, della sostituzione vicaria. Possiamo chiamarla così perché le anime vittime, in un certo senso, continuano nel corso della storia il ministero di Gesù, quindi quello di prendere su di sé i peccati del mondo, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, dice il profeta Isaia, il quarto canto del servo di Yahweh, e dalle sue piaghe noi siamo stati guariti. Ecco, le anime vittime fanno una operazione del genere, svolgono un ministero di questo tipo. Fa un braccio di ferro, ecco, e alla fine persuade Gesù di versare questa amarezza, di mettergli le spine, fino a rimanere, insomma, per tutta la giornata abbastanza scossa. È molto bello notare in questo primo capitolo che stiamo meditando la dinamica che porta a questo, no? Cioè, questa sorta di santo braccio di ferro. Cioè, abbiamo lasciato la meditazione di ieri dicendo: guarda, se io mando le sofferenze su di te, non posso castigare l'umanità, diceva Gesù. E invece alcuni castighi sono salutari, quindi li devo mandare. Però abbiamo visto come Gesù dice, e come Luisa, scusate, nota che quando Gesù dava comunque libero sfogo alla sua giustizia, poi ne soffriva. È bellissimo questo atteggiamento che ci fa anche comprendere correttamente, ecco, chiudendo la meditazione di ieri, il discorso della divina giustizia, no? Cioè, non è che Dio si diverte a mandare castighi o punizioni o cose di questo genere a far soffrire l'uomo. C'è una frase bellissima del libro delle Lamentazioni di Geremia che, quando lo lessi tanti anni fa, mi colpì molto. Dovrebbe essere alla fine del terzo o del quarto capitolo, non mi ricordo. È quel lungo capitolo dove parla: io sono un uomo prostrato nella polvere, mi ha messo con la bocca nella polvere, mi ha stretto, mi ha circondato da ogni parte, quindi mi ha umiliato in ogni sorta di modo. Ecco, insomma, Geremia poteva ben scrivere queste cose, che ha avuto una vita bella provata. Dice: però attenzione, che egli, anche se affligge, usa sempre misericordia. E poi conclude dicendo: perché contro il suo volere, contro il suo desiderio, egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Quindi questo è un passaggio fondamentalissimo. Ci fa capire proprio come il Signore ricorre ai cosiddetti castighi solo come estrema ratio, ben sapendo che servono a poco e con dolore, ecco, secondo il nostro modo di parlare, no? Dopo che avesti castigate le creature nel vederle soffrire, hai molto sofferto, dice Luisa a Gesù. Ecco, invece quando le può, tra virgolette, risparmiare, e quindi riversare le sofferenze purificatrici ed espiatrici su qualcuno, quindi su uno che se le prende come fece lui in croce per amore, senza nessun tipo di recriminazione, ma anzi unendosi con questo al mistero della sua passione, Gesù ne resta felice.
Molto contento, dice. E è bellissimo vedere anche questa cosa, perché questo è un dialogo. E Gesù, vedendosi convinto, vedete, mi ha detto: per te è necessario accontentarti. È molto bello, insomma, vedere questo, non lo so, questo bellissimo rapporto che c'era anche, bisogna chiamarlo così, tra Luisa e Gesù, no? E ecco perché nella Divina Volontà, si scopre questo rapporto personale con Gesù, no? Cioè, un rapporto personale che comporta dei dialoghi, comporta anche, forse Gesù qui non c'aveva intenzione di fare questa cosa, e poi si lascia convincere. Uno, se si accosta a queste cose con tutti quanti gli schemi, ma Gesù è Dio, quindi ti pare che lo sapeva già prima, non lo sapeva già prima, a destra e a sinistra, no? Ecco, nella logica dell'amore, molti dei nostri schemi cadono un po'. Quindi, cioè, l'amore veramente attira Gesù e conferisce in un certo modo santamente il cuore di Gesù e lo spinge, no? A concedere di tutto. Ma pensiamo al potere che ha la Madonna sul cuore di Gesù, no? Che è un potere immenso, la chiamano l'Onnipotente per grazia, nel senso che anche quando lui non vorrebbe fare una cosa o vorrebbe fare una cosa, se la Madonna con il suo amore, con i suoi modi, le chiede il contrario, gli chiede il contrario, Gesù cede, l'accontenta. Ecco. Quindi tanto può un cuore che ama, no? Quest'anima. Vediamo quando leggiamo gli scritti, a volte sono dei periodi anche in italiano un pochino contorti, non molto scorrevoli, non molto chiari, no? Un'anima piccola, quindi un'anima, umanamente parlando, una nullità, insomma, con la prima elementare, insomma, quindi, però un'anima che ha amato profondamente Gesù e, amando profondamente Gesù, ha amato profondamente la croce. Ecco, e qui, diciamo, mentre magari volgiamo un saluto a questa esperienza, dobbiamo immaginare, insomma, l'esperienza di bere al costato di Gesù è certamente attestata, almeno per quanto riguarda le mie limitate conoscenze, per Santa Margherita Maria alla Coque. Non era mai, cioè, non è un inedito. Queste operazioni fatte con la bocca del versare l'amaro, del versare il latte dolce, no? A me una domanda, insomma, mi viene, no? È il latte che Gesù ha preso da sua mamma quando era bambino? Questo latte dolce? Punto interrogativo. Qui la nostra, come dire, fantasia spirituale può tranquillamente giocare un po', no? E ammirando queste cose e lasciandoci anche un po', mettere in crisi da queste cose, nel senso di far saltare qualche nostro schema un po' da cliché, da quadretto naif, ecco, pseudo religioso che abbiamo su Dio e su Gesù, no? Ricordando, insomma, che l'essenza di Dio è l'amore, ecco, la sua grammatica, la sua modalità di agire. Ecco, quindi si vede cosa può fare Gesù quando è libero di sfogare l'amore, come espressione che è cara, tecnica, diciamo, no? Degli scritti della Divina Volontà, quando parla di sfoghi di amore, di sbocchi di amore o cose di questo genere, no? Tutto sta a trovare anime disposte. E qui veniamo, ai dolenti punti, alle dolenti note, certamente. Ecco, numero uno, vedete, quest'amore alla sofferenza, alla croce, e anche questo amore grande verso Gesù, vedete, induce Gesù a non staccarsi da lei. Quindi dice: oggi non voglio lasciarti. E dice: ma almeno guarda per pranzo, che almeno i miei genitori mi vedano, insomma, che, perché immaginate, insomma, una persona che vive così, no? Se entra qualcuno in camera, la trova, insomma, poi si impressionano, e del resto la persona non vuole andare a fare la pubblicità di queste cose, sono cose molto intime anche queste, no? Le sa il confessore, poi non sa nessun altro. E nei giorni seguenti ancora, cioè, Gesù aveva voglia di stare con Luisa. E io, sinceramente, quando leggo queste cose, non posso fare a meno di rimanere, come dire, sommamente ammirato, edificato, ma anche di dire: ma lo vedi che Gesù, cioè, ci vuole stare con un'anima che lo ama, cioè, è contento pure lui.
Cioè, io attraverso tante cose sto, attraverso questi scritti, cioè, sto, cioè, perché come Gesù è tanto sofferente, tanto triste quando gli uomini lo offendono, quando sono indifferenti, così è tanto contento quando lo amano e ci vuole sta, capite? Cioè, questo è un pochettino un'esperienza, come dire, anche per certi aspetti comprensibile, no? Quindi si capisce anche l'amore di compiacenza. Cioè, la differenza che c'è tra quello che i mistici, non solo i mistici, anche i maestri di spirito, anche gli autori spirituali chiamano l'amore di compiacenza o l'amore di dilezione, che è appunto questo che Gesù vive con lui, e l'amore, diciamo, che a volte è amore sofferente, che comunque Gesù ha nei confronti di tutti, anche nei confronti di chi è cattivo, però l'amore costa dolore. Ecco. Gesù fa prima una piccola lectio magistralis sulla croce. Per croce qui si intende tutto, d'accordo? Non solo le sofferenze fisiche, ma anche le sofferenze morali, anche le sofferenze spirituali, le sofferenze affettive, le sofferenze del cuore, che sono le più grandi forse che possano capitarci in questa terra, no? Quindi ogni minima cosa che ci causa sofferenza è croce. Un imprevisto, una contrarietà, il difetto di una persona che ci sta vicino, un piccolo fastidio, un cambio di programma, una mortificazione della nostra. La croce delle croci qual è? La più importante di tutti, che se uno abbracciasse sempre questa, potrebbe fare a meno, mi perdoni il Signore, se oso dire tanto, di tutte le altre. La morte della propria volontà, la mortificazione della volontà propria. Questa è proprio la super croce. Quindi lo stare completamente abbandonati alla volontà di Dio, in tutto e per tutto. E non permettere alla nostra volontà che faccia neanche un atto suo. Questa sarebbe la super croce. Come possiamo capire se la virtù della croce è entrata dentro di noi, oppure no? Noia, fastidio, disprezzo delle cose della terra. E sapore e gradimento delle cose celesti. Cioè, le cose della terra diventano meno di niente. Questo non è un, cioè, nel senso che, come dice San Paolo, uno può anche averle, d'accordo? Non tutti sono chiamati a vivere come un monaco certosino, quindi sperduto, in stato di solitudine assoluta, senza nulla proprio di sé, se non la preghiera e quando è possibile qualche sacramento e stop. Ecco, ma il fatto che ci siano persone che abbiano vissuto in questo modo, ci siano, ci sono state, anche se uno guarda la grande tradizione dei padri del deserto orientali, sono delle cose da mettere paura, Simone lo stilita, rimase per 20 anni senza muoversi sopra una colonna, Cioè, 20 anni, cioè, io penso a 20 anni fa, insomma, 20 anni fa, ecco, ero dopo contratto in seminario, insomma, ne è passato, insomma, del tempo. Quindi, queste cose estreme che sono successe nel corso della storia della Chiesa fanno comprendere quanto, fino a che punto si può arrivare a vivere solo di lui e per lui. Perché? Perché quella è la porta attraverso cui, cioè, quanto più noi siamo distaccati da tutto, e tanto più Gesù si comunica a noi, non soltanto, quindi, cioè, perché la croce ha questo retrogusto dolce, è molto bella anche l'immagine che Gesù ha lasciato, no? Che dallo stesso costato esce il liquido dolcissimo e esce il liquido amarissimo. Questa doppia, diciamo, dimensione che è poi l'esperienza di ogni discepolo di Gesù e ancora più di ogni mistico. Ma se pensiamo alla vita della Madonna, no? La vita della Madonna cosa è stata? È espresso dal fiore della rosa. Sommo Gaudio, la Madonna stava in estasi, e quando non stava in estasi stava in languore, continuamente, come dire, rapita almeno col pensiero e con la volontà, in Dio con cui era fusa, in tutte le cose che faceva, eppure nessuno ha sofferto tanto sul pianeta Terra quanto la Madonna. Quindi, queste due cose che a noi sembrano escludere l'una l'altra, invece stanno insieme e anzi sono indisgiungibili, cioè,
Se tu vuoi molto godere, se tu veramente anche in questo mondo, sappi che dovrai molto soffrire. Altrimenti nix. Ecco. E poi, ecco la dolente note. Attenzione. Figlia mia, quello che guardi in un'anima è quando si spoglia della propria volontà. Allora la mia volontà l'investe, la divinizza e la fa tutta mia. Allora, questo è un punto fondamentalissimo per la vita nella divina volontà e qui il nostro Signore smonta subito, lui stesso, meno male, una montagna di illusioni spirituali. Fa degli esempi, grazie a Dio, vedete che io anche sono convintissimo che fare gli esempi durante le predicazioni sia uno dei mezzi più efficaci anche per aiutare la persona a riflettere. E qui lui fa due esempi, dice, le anime che si dicono devote, anzitutto, fino a tanto che le cose vanno al loro modo. Cosa se ne fa Gesù di questa devozione? Poi, se non sono lunghe le loro confessioni, ah, mi sono andato a confessare, ma ha liquidato in 2 minuti. Oppure se il confessore non le soddisfa, ah, mi sono andato a confessare, la confessione non mi è piaciuta per niente. Queste due cose fa, questi due esempi fa Gesù. Se non sono lunghe le loro confessioni, se il confessore non le soddisfa, perdono la pace e certuno giungono a non volerne fare più niente. Qual è il problema? Cioè, ma come? Ma scusa, ma cioè io vado a celebrare il sacramento della confessione, mi liquido in 2 minuti, certamente lui ha sbagliato, la confessione è stata mal amministrata, io non sono contento. Oppure il confessore non le soddisfa. Generalmente non lo soddisfa perché non gli dicono quello che vogliono starsi a sentire, ma gli dicono altro, d'accordo? Allora, vedete come la volontà umana si manifesta. Un'anima unita alla divina volontà, come reagisce dinanzi a queste cose? Oggi la divina volontà ha voluto che la mia confessione durasse 2 minuti. Fiat! Benissimo! Ho preso la soluzione, sì. C'è la grazia del sacramento, sì. Dice, ma però le sono una bella esortazione, un bel consiglio. Dico, allora, ma scusami tanto, ma ti pensi che il nostro Signore non ti possa far arrivare quelle grazie che non ti sono arrivate, non per tua volontà, hai trovato quel confessore oggi. Te l'ha messo davanti il nostro Signore perché tu, muto, accogliessi quello che ti può dare quel poromo in quel momento e dicessi, ma tanto il resto me lo dai tu. Se mi occorre e se no ne facciamo a meno. Credi pure, figlia mia, che hanno sbagliato la strada perché quando vedo che vogliono davvero amarmi, io ho tanti modi di poter dare loro la mia grazia. Ah, ma non mi ha fatto parlare. Io volevo dire un sacco di cose, un sacco di. Ma ha tagliato corto. Il Signore non voleva che tu facessi un'accusa così dettagliata dei peccati, ma erano peccati mortali. Va bene. Chiudi la confessione, la prossima volta che ti andrai a confessare, dal momento che non li hai detti per tua, cioè non è che tu li hai omessi perché non volevi dirli o perché li hai nascosti, sei stata contrastata in questo modo, benissimo, la prossima volta ti andrai a confessare con calma e dirai tutti quanti i peccati per numero, specie e circostanze, se sono peccati mortali, se ha un confessore che ti sia ad ascoltare. Oggi è andata così, è finito. Queste cose, oh, attenzione, quanta pena faceva vedere Gesù soffrire da parte di questa sorta di gente, anime devote, quindi parla di gente che si confessa, capite? Perché dentro la devozione, e questo è, capite? Guardate, cioè, io quando ho conosciuto gli scritti della Divina Volontà, dico, questa è veramente una sorta di panacea. Cioè qui c'è tutto, perché la nostra volontà entra dappertutto, nelle penitenze, nelle mortificazioni. Ecco perché i maestri di spirito stanno sempre a dire, guarda che non ti mettere a fare queste cose senza che ne hai parlato e non hai avuto il consenso da parte di qualcuno, perché tu ti puoi pure ammazzare di flagellazioni e te ne vai dritto all'inferno con tutti i flagelli che hai usato, capito?
Se in quei flagelli c'è la tua volontà, d'accordo, o c'è l'orgoglio spirituale, o c'è il pensiero che santi si diventa soltanto se uno si flagella, ma chi l'ha detto questo qui? Dove sta scritto? Capite? Cioè la nostra volontà si mette dappertutto, si mette. E dobbiamo assolutamente frenarla. Frenarla. Altrimenti, ripeto, voglia fare atti attuali, atti preventivi, atti di fusione, che sono tutte quante cose importanti e che vanno comunque fatte, capito? Però il cuore è che la nostra volontà deve morire e l'attenzione è a non farla vivere anche nelle minime cose, anche nelle minime, cioè io voglio ed è deve sparire dal nostro vocabolario. Sparire. C'è soltanto un caso in cui possiamo co coniugare il verbo volere all'indicativo presente. Quando diciamo io voglio ciò che tu vuoi, questo sì. E basta. Al di fuori di questa espressione, il verbo voglio non esiste. Per un'anima che voglia vivere nel regno della divina volontà, e cioè che aspira ad una santità soda, autentica, che è oggetto delle compiacenze del Signore, che lo attira dentro di te. Se questo non c'è, digiuni, preghiere, messe, confessioni, opere buone, volontariato, tutto quello che vuoi, è quantomeno sempre sommamente imperfetto. E alcune volte, Gesù usa questa espressione negli scritti, le opere buone che mi giungono distorte da queste intenzioni, distorte, macchiate profondamente dalla volontà propria, che anziché darmi gloria mi danno dolore, anziché darmi gusto mi danno sofferenza, anziché ricevere ricompense riceveranno biasimo. Qualcuno diceva che una penitenza impegnativa, quindi una mortificazione grossa, fatta senza, come dire, il sigillo dell'obbedienza, cioè quantomeno chiedere consiglio ad una persona prudente, questa è un'espressione forte, però è un'opera offerta al diavolo, capito? Con questo non sto dicendo che non si debba fare penitenza, capiamoci bene nel senso, però l'attenzione primaria è la nostra volontà. Perché se il confessore ti proibisce di fare una penitenza, diceva Sant'Alfonso, tu davanti a Dio c'hai due meriti. Primo, la penitenza è come se l'avessi fatta. Quindi tu hai il merito di una penitenza senza soffrire. Ti proibisce di fare un digiuno, tu hai davanti a Dio il merito di tutte le sofferenze che ti avrebbe dato quel digiuno, più quello molto più grande dell'obbedienza. Fine. E se Dio voleva che lo facessi quel digiuno, ma tu l'hai fatto quel digiuno? Non facendolo per obbedienza, l'hai fatto. E se invece Gesù voleva che tu soffrissi le pene di quel digiuno e l'obbedienza te l'ha impedito, stai tranquillo che regolerai i conti con chi ti ha detto di non farlo. Ci pensa lui. Ti preoccupare. Fine. Allora comprendiamo bene queste cose, perché altrimenti, ripeto, questi santi primi volumi di Luisa, questi cicli di meditazione si chiamano, come ci si prepara a vivere nel regno della divina volontà, ecco, sono un toccasana, sono veramente una panacea, perché ci abilitano a entrare in questo mondo veramente, quindi senza illusioni spirituali e senza pensare di essere cittadini di questo divino regno, quando invece stiamo continuando a popolare il regno di Satana, perché il regno della volontà propria è sempre il regno di Satana, perché come dire, l'antesignano della propria volontà, cioè quello che è stato prima, che ha voluto fare quello che ci pareva, è stato destruito Lucifero, poi è diventato Satana. Quindi ogni volta che noi facciamo qualche atto di volontà nostra, ecco, diventiamo simili. E ci mettiamo sulla scia, ecco, inaugurata, infame, inaugurata sulla scia infame, inaugurata dal primo ribelle alla divina volontà, che è stato appunto Lucifero.
Divina Maria, insegnaci a spogliarci profondamente della nostra volontà, per essere profondamente graditi al Signore e per non essere per Lui oggetto e fonte di sofferenza, specialmente se vogliamo essere devoti e uniti a Lui. E soprattutto insegnaci la scienza crucis, la sapienza crucis, che tu molto bene conoscevi, che tu hai vissuto come cibo quotidiano, il sommo gaudio insieme al sommo dolore, e che possa diventare anche il nostro cibo quotidiano. Aiutaci ad avere questa sapienza soprannaturale e a scovare, ecco, tutti quanti gli artifici infernali, oserei dire, della nostra volontà che si mette e si insinua dappertutto, anche nelle cose più sante. Aiutaci, ecco, davvero a divenire cittadini di questo celeste, adorabile regno. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.